Fulvio Cecconi, CEO di Gruppo Garman, punto vendita a Roma e non solo, di riferimento per la videoproiezione, che ci ha ospitato per questa bellissima comparativa tra Epson TW9004, ma soprattutto LS12000 e questo nuovo arrivato QB1000, che si inserisce in una fascia di mercato molto interessante, ma già piuttosto intasata, dove c'è il Sony 5000 che la fa da padrone e che già ci abbiamo come riferimento. Poi abbiamo anche il BenQ 5008, insomma è una fascia di prezzo piuttosto interessante. Che te ne pare di questo QB1000 al netto di quello che abbiamo visto qui in questa giornata? Beh, il prodotto è super interessante, soprattutto perché mantiene una fascia di prezzo simile a quella che era dell'LS12000, però abbiamo visto insieme le prestazioni in termini di luminosità, definizione percepita e soprattutto il tone mapping dinamico ne fanno sicuramente un prodotto best buy, come amiamo dire noi, quindi sicuramente molto valido anche rispetto alla concorrenza che ci davi te, Sony, BenQ. Vedremo con GVC quando avremo modo magari di fare ulteriori prove di confronto, però a un primo approccio è sicuramente una macchina molto 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 interessante. Allora, qui hai una sala pazzesca, perché conosciamo molto bene, completamente nera, una dark room, penso sia l'unica dark room di questo livello in Italia e non solo. Hai finalmente uno schermo di dimensioni generose, perché sono 2,90 m, però con questo proiettore, per rendergli giustizia, diciamo che si può arrivare fino a 4 metri di base, sì, e oltre, oppure con schermi ALR, dico bene? Certo, beh, qui abbiamo faticato un po' perché abbiamo tra virgolette solo 2,90 m e riuscire anche dimezzando la luminosità ad ottenere un'immagine super coerente è difficile, quindi sicuramente saranno privilegiati schermi ALR o, come dicevi tu, superiori ai 3 metri di base per ottenere comunque un'immagine super luminosa pur con uno schermo molto grande. Parliamo a livello di Sony XW7000, che con i suoi 3200 lumen ad oggi era un riferimento, 3200 di targa chiaramente assoluto, Epson ne dichiara 3300, mi ricordo bene, e abbiamo visto che effettivamente la luce è veramente tanta, magari soprattutto per quegli utenti che, levando quelli che amano in maniera principale il discorso dei film, ma anche chi vuole sostituire totalmente la televisione con questi proiettori, può avere uno schermo enorme, altro che i 100 pollici dei televisori attuali, ma veramente enorme, mantenendo una luminosità di altissimo livello anche magari in presenza di ambienti non curati come questo, o magari con una luce derivante dai living tipici che si hanno in casa. Cioè, stiamo parlando di una macchina che costa un terzo più o meno rispetto al Sony 7000 e con la quale sul territorio della luminosità se la batte ad armi pari, non magari su quella del contrasto, ma abbiamo finalmente la possibilità di avere una macchina con tone mapping dinamico e utilizzabile in ambienti living senza dover spendere cifre molto molto elevate. Senti, quando arriverà questo prodotto? A inizi di ottobre Epson ci ha comunicato che dovrebbero essere disponibili nei punti vendita specializzati. Benissimo, grazie Fulvio. Ciao ragazzi, a presto.